dove parlerò di tante cose, alcune belle, insomma, parliamo. Prima cosa che vorrei dire è che appunto questo sarà il primo video dell'anno, perciò buon 2020. Allora, purtroppo non eravamo in tanti, nel senso che sia la vigilia che Natale, in famiglia siamo stati in sei, perciò veramente pochi, perché eravamo la mia famiglia, quindi mio padre, mia mamma, io e mia sorella. I miei due nonni paterni e poi basta, perché la famiglia di mio zio, quindi il fratello di mio papà, stavano in realtà un po' tutti male tra raffreddore, tosse, quindi hanno preferito non venire. Possiamo quindi parlare di dei regali che ho ricevuto. E una domanda che posso subito, subito, subito farvi, sapete qual è? Ma voi aprite i regali il 24 sera, quindi voi il 24 sera aprite i regali, prima opzione, aprite i regali a mezzanotte, nel senso il 24. Aspettate la mezzanotte e poi aprite.
Sono riuscito a prendere tutto perché... Ora vi spiego. Allora, parto subito con il pezzo forte. Il pezzo forte che stavo chiedendo da veramente, veramente, veramente mesi ormai. Era la Nintendo Switch. Mi hanno regalato la Nintendo Switch, infatti sono super, super contento. Io volevo veramente tanto la Nintendo Switch per un gioco in particolare, che è questo qua. Animal Crossing. Io sin da piccolo sono stato un super fan di Animal Crossing. Ce l'avevo anche per la Nintendo 3DS, non so se ve le ricordate. Sono sempre stato un super fan, a me come gioco è sempre piaciuto. Purtroppo però la Nintendo appunto si era rotta e io non ci ho mai più potuto giocare. Ed era da ormai tanti mesi, fidatevi se vi dico tanti mesi, che guardavo Animal Crossing dalla mattina alla sera e ho detto lo voglio, cioè voglio giocarci pure io di nuovo. E appunto me l'hanno regalato e sono troppo felice. Inoltre per Animal Crossing mi hanno anche regalato, e per la Switch in generale, la custodia, quindi una piccola valigetta che può contenere tutti i pezzi. E anche Crossing, precisamente le carte amiibo per i personaggi. E niente, però come ho detto non è stato l'unico gioco. Inaspettatamente, proprio inaspettatamente, mi hanno regalato anche Just Dance 2021 in questo caso. E Just Dance, cioè non c'è nulla da dire, ci ho giocato un po' di volte con mia sorella. Ring Fit Adventure invece è tosto, cioè ti fa proprio fare palestra. Ho provato un po' qualche livello, devo dirvi è proprio tosto, però mi è piaciuto un sacco. Quindi questo è, sono veramente veramente felice di ciò che ho ricevuto. Cosa? Perché per tutto questo mi hanno regalato appunto i miei genitori la Switch, i giochi, uno mia sorella, uno mia nonna, uno mio zio e mia zia. Ho ricevuto anche due libri. Sapete, ho la lista di libri lunga da leggere.
adesso possiamo parlare livello del first, non so se sosterrò l'esame quest'anno oppure l'anno prossimo. In tal caso sostenere bene l'esame. Inoltre una cosa molto 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 personale che vorrei veramente us.
Inoltre, a 17 anni farò una cosa veramente carina, che devo andare a prenotare, perché sennò se fa. Forse andrò con mia cugina, perché vuole farla pure lei. Quindi, dopo il qualcosina di diverso in me. Ma vi farò sapere. Quindi questo spero di vivere meglio la situazione che vivo. Anche perché io non sono una persona a cui piace fare la prima mossa. Perché se faccio la prima mossa mi espongo. Per questo io aspetto che qualcuno la faccia. Perché banalmente se io ti mando un messaggio, hai capito che voglio interagire con te. Se tu non vuoi, è finita lì. Se tu mi mandi un messaggio, vuol dire che tu vuoi interagire con me. Quindi, se io ti rispondo, il primo interesse è stato tuo. Perciò è così, lo so, è strano. Stato